Sopralluogo al cantiere della nuova strada a scorrimento veloce Gallico-Gambarie, insieme ai progettisti e ai tecnici dell'impresa. È infatti quasi terminato l'ultimo tratto, mentre proseguono i lavori anche per la variante aggiuntiva che porterà la nuova strada fino a poche centinaia di metri oltre Santo Stefano. È un'opera importante ed è attesa alla sua conclusione definitiva. Per fortuna, in questi ultimi anni c'è stata una guida importante ed efficace, per cui abbiamo registrato un momento di grande attenzione e grande risultato. Sopralluogo questa mattina sulla Gallico Gambari è un'infrastruttura straordinaria che unirà il mare alla montagna, un'opera di circa 65 milioni di euro, ai quali ne sono stati aggiunti 9 e mezzo dopo l'approvazione in Consiglio metropolitano. Un'opera anche profondamente importante da un punto di vista ambientale perché è a saldo zero, come si suol dire, perché tutto il materiale viene recuperato, quindi non ci sono costi di smaltimento. Un'opera che fa molta attenzione anche all'aspetto ambientale, se pensiamo che diverse alberature, diversi ulivi che sono stati espiantati per far posto alla strada, poi verranno piantumati nuovamente sui tratti di percorrenza non interessati dalla carreggiata. Siamo qui per dimostrare ancora una volta grande attenzione su questo cantiere che rappresenta un'opera straordinaria per la città metropolitana di Reggio Calabria, per tutta la vallata del Gallico e per l'Aspromonte in particolare. Questa strada sarà la via d'accesso principale non solo per Gambari d'Aspromonte, per Santo Stefano d'Aspromonte, ma per tutta il nostro parco stupendo, meraviglioso, che rappresenta sicuramente uno degli elementi naturalistici più importanti, non solo della Calabria, ma di tutto il Mezzogiorno.